non parteciperanno delegazioni straniere ai funerali di Enver Hoxha, il capo dell'Albania, morto la scorsa notte all'età di 76 anni. Da oltre 40 anni guidava il regime albanese. Suo successore è Raniz Alia. I funerali di Hoxha si svolgeranno il 15 aprile a Tirana. Nel paese è stato proclamato il lutto di 8 giorni. Ecco ora una scheda sul leader scomparso di Filippo Anastasi. Era il capo sconosciuto di un pianeta sconosciuto. Nessun giornalista occidentale può vantarsi di averlo intervistato o avvicinato, come nessuno può vantarsi di conoscere a fondo l'Albania. Enver Hoxha e la sua Albania sono stati per 40 anni e oltre l'uomo e il paese più misteriosi d'Europa, a sole 90 miglia dalle coste italiane. E Hoxha e l'Albania hanno vissuto insieme una storia unica al mondo, l'itinerario faticoso di un comunismo senza modelli e senza compagni di viaggio. Enver Hoxha prese per mano nel 1944 un popolo stremato dalla guerra e non lo ha più lasciato, una mano di ferro all'interno e all'esterno che ha condotto l'Albania da un regime semifeudale a un dignitoso stato preindustriale. Ma per attraversare secoli di storia in soli 40 anni, Enver Hoxha ha costretto un piccolo popolo a seguirlo nella sua intransigenza e nei suoi anatemi contro quelli che considerava pericoli interni ed esterni. Guerra alla religione, guerra al capitalismo, guerra al modernismo e guerra fredda, si intende, a tutte le grandi potenze, Occidente in testa. All'est, Hoxha cominciò con irrompere i rapporti con la Jugoslavia nel 1948, poi fece sentire il ruggito del topo ai sovietici nel 1960, infine scomunicò i cinesi nel 1978. La via albanese al comunismo fu lastricata dalle sole parole di Enver Hoxha, un mito, sempre più fiero, sempre più isolato, una via autarchica, anche se qualcuno insiste col chiamare Hoxha l'ultimo degli stalinisti. Lui, più semplicemente, si definiva un guardiano del comunismo, senza mediatori storici, e verso la fine dei suoi giorni aveva gettato ponti verso l'Occidente, verso la Grecia e l'Italia, i nemici storici del tempo di Rezog e della guerra. Pensava, così dicevano i ministri albanesi nelle sempre più frequenti visite all'estero, che fosse giunto il momento per la modernizzazione, il grande passo avanti dell'Albania.